blocco parto dell'ospedale di Rieti è dotato di 3 sale parto, di cui una dotata di vasca, e un blocco operatorio, una sala operatoria dedicata per l'ostetricia attaccata alle sale parto, quindi in caso di emergenza il tragitto, il percorso è assolutamente breve. Abbiamo altresì il vantaggio di avere un anestesista dedicato 24 ore su 24 per l'ostetricia, il che ci consente di fare ad esempio la parto analgesia, che viene garantita appunto 24 ore su 24 in maniera del tutto gratuita. Ma il nostro sforzo è quello di umanizzare sempre di più l'evento parto, dando un maggior ruolo alle ostetriche, che ne hanno assolutamente le capacità, e fra le altre cose appunto abbiamo anche la vasca per il parto in acqua, che rappresenta una valida alternativa alla parto analgesia, in quanto consente di controllare sicuramente quelli che sono i fastidi, tra virgolette, del dolore, del travaglio. Per quanto riguarda l'aspetto ginecologico, ovviamente noi siamo in grado di fornire tutte le tecniche più all'avanguardia, nel senso che siamo in grado di fornire quello che è la mini-invasività nella terapia chirurgica ginecologica, dalla laparoscopia agli interventi per via vaginale. Il 18 marzo faremo un convegno nazionale qui a Rieti, un corso Basic Urogyn, dove verranno date le basi dell'uroginecologia, e avremo l'onore di avere con noi il GOTA dell'uroginecologia, tra cui il presidente della società, il futuro presidente, che è il collega che organizzerà l'evento nazionale a Napoli il prossimo maggio. E in quell'occasione speriamo di avere quella cosa che ho chiesto io alla nostra convention, una donazione da parte della UG di una strumentazione per il nostro territorio, in modo da poter aprire, quando si creeranno le condizioni, e spero presto, un distaccamento del nostro ambulatorio urogenicologico ad Amatrice.